politica, il vicepresidente di Alis Marcello Di Caterina ha udito oggi in commissione trasporti alla Camera sul tavolo l'indagine conoscitiva sulle prospettive del settore verso il 2030. Banca Italia prosegue la discesa dei mutui, a febbraio tassi in calo di 7 decimali al 4,31%, negli ultimi 12 mesi il volume dei prestiti nel privato è diminuito del 2,5%. Lavoro all'orizzonte, più di 400.000 assunzioni ad aprile ed oltre 1,5 milioni entro giugno, ma si allarga il mismatch tra domanda e offerta, ora è al 47,8%. Commercio, a febbraio variazione tendenziale delle vendite al dettaglio in aumento del 2,4% in valore e di 3 decimali in volume, stabile il dato su base congiunturale. Polizia di Stato, ricorre oggi il 172esimo anniversario dalla fondazione, messaggio del presidente Mattarella, il corpo è garante e riferimento delle libertà costituzionali. Buonasera. Alis oggi alla Camera, il vicepresidente Marcello Di Caterina in audizione questa mattina alla Commissione Trasporti nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulle prospettive del settore verso il 2030. Di Caterina nel corso del suo intervento si è in particolare soffermato sull'impatto dell'estensione della direttiva europea ETS al comparto marittimo, ribadendo la necessità di una revisione di tale disciplina che rischia di influire negativamente su attività e competitività delle imprese del settore dei trasporti e della logistica. Sono direttive che stanno creando grandissime difficoltà sia al costo del trasporto marittimo, perché cito l'ETS. L'ETS è una tassa che è entrata in vigore dal 1 gennaio 2024, è un'ipertassazione che va sul trasporto marittimo, che dovrebbe ricadere sulla committenza. La committenza non sempre accetta di pagare questo sovraccarico di prezzi e quindi poi il tutto ricade sul trasportatore. Proprio oggi la Camera ha approvato la mozione della maggioranza che punta alla revisione dei meccanismi di tassazione delle emissioni di carbonio CBAM per le importazioni a tutela della competitività delle aziende europee. Nel testo si invita l'esecutivo ad avviare interlocuzioni con le istituzioni comunitarie al fine di mitigare gli effetti distorsivi del regolamento UE e di coordinare le relative misure con la riforma ETS, evidenziata inoltre la necessità di soluzioni di decarbonizzazione a costi compatibili che non alterino la capacità delle imprese UE di essere protagoniste a livello globale. E i temi legati alla transizione green del settore dei trasporti e della logistica sono stati inoltre al centro dell'intervento del vicepresidente di Alis, Marcello Di Caterina, questa mattina all'evento Superare la transizione ideologica, un importante momento di confronto che ha visto la partecipazione anche dei ministri Salvini e Pichetto Fratin, centrato in particolare sullo sviluppo di carburanti alternativi per la decarbonizzazione dei trasporti e della logistica. Prosegue a febbraio la discesa dei tassi sui mutui. Secondo Banca Italia i prestiti alle famiglie sono stati erogati con un tasso medio del 4,31%, in calo dal 4,38% di gennaio. Ma sono ancora in diminuzione anche i prestiti al settore privato, in flessione del 2,5% su base tendenziale. Nel dettaglio i prestiti alle società non finanziarie si sono ridotti del 3,8%, mentre quelli alle famiglie sono calati dell'1%. 1,3%, in diminuzione anche i depositi. Sempre secondo Banca Italia, le imprese italiane dell'industria e dei servizi con almeno 50 addetti appaiono più ottimiste sulla situazione economica, pur registrando in un terzo dei casi ritardi o rincari degli approvvigionamenti derivanti dagli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso. Nel secondo trimestre si prefigura una ripresa delle vendite e un miglioramento delle condizioni di investimento e accesso al credito. Veniamo ad alcuni dati che interessano nello specifico il settore manifatturiero italiano. Secondo un'indagine di The Innovation Group, per circa il 56% delle imprese del comparto, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e l'attenzione alla sostenibilità ambientale rappresenteranno i principali motori di competitività per i prossimi 5 anni. Nello specifico, se nel 2023 sicurezza informatica e analisi dei dati si sono classificati al primo posto negli investimenti delle aziende, questo trend appare destinato a subire trasformazioni. Tra le tecnologie ritenute più interessanti per i futuri investimenti, il machine learning e il deep learning, seguiti dall'intelligenza artificiale generativa.
Parliamo ora di lavoro. Sono ancora in crescita le assunzioni previste dalle imprese, oltre 446.000 contratti programmati ad aprile, in aumento di 7 decimali su base mensile, mentre sono circa 1,5 milioni quelli previsti entro giugno. Il flusso di assunzioni più consistente riguarda il settore dei servizi, trainato dalla filiera turistica e dal commercio. Ma sul mercato italiano del lavoro continua a pesare il forte mismatch tra domanda e offerta, che si attesta al 47,8%, in linea con il primo trimestre del 2024, ma in aumento di oltre 2,5 punti su base annua. Tra le figure di più difficile reperimento, ingegneri, analisti e tecnici, rilevante la domanda di lavoratori immigrati, circa 88.000 le assunzioni programmate nel mese, pari al 19,8% del totale. Tra i settori con maggiore necessità di manodopera straniera, trasporti, logistica e magazzinaggio, seguiti da costruzioni e metallurgia. Intanto la discesa dell'inflazione sta iniziando a produrre effetti sui comportamenti delle famiglie, pur continuando a condizionare i consumi degli italiani. A febbraio il commercio al dettaglio ha registrato un aumento del 2,4% annuo in valore e dopo 2 anni tornano a crescere, seppur lievemente, anche le vendite in volume, che segnano un più 0,3% annuo. Passiamo agli ultimi aggiornamenti dal Medio Oriente, dove le trattative per una tregua nella striscia appaiono quanto mai in alto mare, irremovibile. Israele, che prepara l'attacco a Rafah, mentre giunge il pressing degli Stati Uniti con il presidente Joe Biden, che ha richiesto un cessate il fuoco di 6-8 settimane per consentire l'accesso agli aiuti umanitari. Intanto continuano gli attacchi nel Mar Rosso. L'esercito USA ha dichiarato di aver distrutto un missile antinave lanciato dagli Houthi diretto sul cargo statunitense Yorktown nel Golfo di Aden. Ora la cronaca: sono almeno 3 gli operai che ieri hanno perso la vita nell'esplosione alla centrale idroelettrica di Suviana, mentre altri 5 risultano gravemente feriti. A causare l'incidente lo scoppio di una turbina durante la messa in opera di adeguamenti della centrale. Poche le speranze di trovare vivi i dispersi, secondo i vigili del fuoco impegnati nelle ricerche. Intanto, per la giornata di domani è stato proclamato in Emilia-Romagna uno sciopero di 8 ore indetto dai sindacati di base per manifestare contro la mancanza di sicurezza sul lavoro. Cambiamo argomento. Onorificenze in casa Alice. Il CEO del gruppo SMET, Domenico De Rosa, è stato nominato Cavaliere della Repubblica, un prestigioso riconoscimento concesso dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che premia i valori etici e la visione imprenditoriale volta allo sviluppo di un modello di trasporto innovativo e sostenibile. Ci spostiamo al porto di Trapani. È atteso domani il primo rifornimento di GNL Truck to Ship per il traghetto Nerea di Caronte and Tourist, un primo segnale di svolta, con l'amministratore delegato della compagnia, Vincenzo Franza, che tuttavia denuncia: occorre pensare a depositi di gas naturale liquefatto nei nostri porti, al servizio di navi e tir, in particolare al sud, altrimenti, ha spiegato, continueremo a viaggiare con il gasolio. Ancora forti disagi sull'asse del Brennero. Continuano i sopralluoghi sul viadotto di Lueg in vista dei lavori di rifacimento previsti nel 2025. Da oggi fino al 30 aprile si viaggerà infatti su una sola corsia in direzione Innsbruck, mentre fino al 12 aprile le stesse limitazioni saranno applicate anche in direzione opposta. Previste quindi code e rallentamenti che fanno temere ripercussioni sul commercio e sul turismo. Continuiamo a raccontare le Texpo attraverso gli speciali di Alice Channel. Vi lasciamo con il trailer di lancio della seconda giornata di fiera. Lo speciale integrale sarà online su tutti i nostri canali web e social a partire dalle 21 di questa sera. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani. Buona serata. Tenemo a farmi arrivare il pieno. Wish you every success for LT Expo. Noi come Alice continuiamo ad investire
sull'Italia, su questo straordinario paese, e riteniamo che momenti come questo sono assolutamente necessari sia per le aziende italiane e quelle che chiaramente credono in questo progetto legato alla logistica, al trasporto intermodale, ai servizi e ovviamente alla politica.